Noi siamo figli della storia. Io non credo che ci siano delle differenze biologiche fra uomo e donna, altrimenti faremmo del razzismo. Credo che le donne, come gli uomini, sono capaci di fare il bene e il male. Però le donne sono state educate storicamente a rivolgere, per esempio, verso se stesse la loro aggressività e quindi spesso sono masochiste, proprio perché fa parte della tradizione, non è un dato di natura, fa parte della tradizione storica. Sono state educate a rivolgere contro di sé le proprie aggressività, mentre gli uomini, per esempio, invece sono stati educati a rivolgerla altrove, andare a fare la guerra, andare a conquistare le terre, andare a vedere il mondo, andare a prendersela, a protestare. Insomma, c'è proprio una differenza di educazione che dopo secoli e secoli a un certo punto diventa parte quasi della natura, cioè, si introiettano delle abitudini storiche, no? Per gli uomini, per esempio, la competizione è una cosa abbastanza naturale, sono abituati a competere nel lavoro, nella vita, mentre le donne hanno dovuto reprimere questo sentimento della competizione, dell'ambizione, e quindi si trovano spesso svantaggiate per ragioni proprie. Poi ci sono anche gli svantaggi oggettivi, ci sono le discriminazioni, per cui non so, non si pensa che una donna possa, per esempio, fare bene un lavoro di comando, di responsabilità, e invece poi si vede che donne, come gli uomini, possono essere bravissime a decidere per gli altri o avere dei posti di rappresentatività. Dipende, no? Dipende dalle persone, come gli uomini. Ci sono degli uomini inetti, incapaci, oppure capaci per altre cose, e delle donne è così con le donne. Invece però si vede che la discriminazione funziona, perché ancora oggi per una donna arrivare alla cima di quella piramide, diciamo così, delle professioni, no? Arrivare a rappresentare gli altri, a essere dei punti di riferimento per gli altri, avere quel prestigio che dà una professione riuscita, ancora oggi sono poche, quindi evidentemente c'è una discriminazione, perché se avessero le possibilità lo potrebbero fare molto bene. Non tutte, io non dico che tutte le donne sono brave, no, alcune, come gli uomini, è naturale che sia così. Spesso le donne fanno le cose, prendono posizione, fanno delle azioni anche eroiche, e però vengono dimenticate, vengono lasciate, i loro nomi non si ricordano. Adesso, per esempio, io ho fatto un libro sul Risorgimento insieme con altre donne, e proprio sulle donne del Risorgimento, e abbiamo scoperto che c'erano delle donne straordinarie che hanno partecipato attivamente al Risorgimento, cioè all'Unità d'Italia, al rinnovamento del paese, ma i loro nomi sono sconosciuti. Ecco, questo anche, c'è proprio una discriminazione sul presente, ma anche sul futuro, cioè sulla memoria, no? La memoria è come viene cancellata quando riguarda le donne, e questo è un'ingiustizia.